Ciao Lucine, benvenuti o bentornate sul canale. Oggi realizzeremo insieme un progettino della serie, tra virgolette, Amelie Home. Non era ancora stata fatta la piastrella rettangolare ed un'amica sotto ad un video me l'ha appunto chiesta e io ho deciso di esaudire questo suo desiderio di avere la piastrella rettangolare. Io in questo caso, come avrete visto anche dalla foto di presentazione, ho fatto una semplicissima tovaglietta da caffè. Quindi una cosina piccolina, può essere anche un centrino, può essere quello che volete. Voi potreste tranquillamente fare dei bellissimi runner, quindi fare la parte centrale più lunga e magari allargare un pelino il progetto e fare il runner che lungo tutto il vostro tavolo e che scende magari anche ai lati. Potreste fare come me delle tovagliette da tè o da caffè, dei centrini, delle copertine. Ecco, questo punto è bellissimo anche per delle copertine neonato fatto con un filato adatto, quindi veramente questa piastrella può essere molto versatile, assolutamente anche una maglia piastrelle, perché no? Quindi lascio a voi la scelta di come utilizzare questo formato di Amelie. Io ho realizzato questo che vedete, adesso vi darò subito le misure con questo bellissimo filato di lana gatto made in Italy, cablé numero 5. Per fare questo piccolo centro ho utilizzato un gomitolo da 50 grammi. Vi dico immediatamente anche la misura: 50 grammi sono 175 metri. Io penso di avere usato più o meno un 155-160 metri di questo filato. Non l'ho utilizzato tutto semplicemente perché non ero sicura che mi bastasse per i due giri finali, perché ovviamente per essere bellino è bello rifinirlo con il giro di ventagli, quindi mi mancavano due giri e non ero sicurissima che mi bastasse, quindi mi sono fermata prima. Avrò usato in tutto appena 160 metri, non grammi, perdonatemi, perché il gomitolo è da 50 grammi. Molto molto bello. Adesso vi do anche le misure. Allora, il mio, questo che vedete, ha una larghezza di 32 centimetri per 20 centimetri, quindi non è piccolissimo, molto adatto come tovaglietta da caffè, oppure ripeto come centro. È veramente molto semplice da realizzare e adesso sigla e poi lo facciamo insieme. Per questo progetto, per il campione, io userò un uncinetto 3,5, anche per l'originale ho usato il 3,5 e un filato d'avanzo. Quindi vado a fare il mio cappietto, ecco qui, e partiamo con dei moduli. Allora, non c'è un numero esatto di moduli, dipende da quanto volete far grande il vostro runner o la vostra tovaglia o la vostra copertina. Io però vi dico che dovete partire con un numero di moduli dispari, altrimenti non riuscirete ad avere poi le maglie per il punto. Partiamo a moduli come vi ho fatto già vedere per la copertina Old America e per la maglia perla, quindi andiamo a fare 4 catenelle. Filo sull'uncinetto ed entriamo nella prima catenella facendo una maglia alta. Ora 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo nella chiusura della maglia precedente e facciamo una maglia alta e siamo a due moduli. 1, 2, 3 catenelle, nuovamente filo sull'uncinetto ed entriamo, vedete proprio qui alla chiusura,
del punto precedente e siamo a tre moduli, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto e maglia alta, siamo a 4, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo a farne 5 per questo campione. Dopo vi dirò anche per l'originale quanti ne ho fatti, perché se lo volete della mia misura è giusto che abbiate tutte le info per la mia misura. Partiamo quindi facendo 3 catenelle. Vi dico già che per il progetto originale ho eseguito 7 moduli di partenza, ve lo dico subito così non dovete andare a cercare in giro per il video. Quindi, fatto il mio ultimo modulo, ho effettuato 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte all'interno del modulo sottostante, quindi da dove escono le 3 catenelle. 2 catenelle di separazione, nello stesso modulo vado a fare altre 3 maglie alte. 1, 2. E 3. 2 catenelle di separazione, passo nel prossimo modulo con 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, prossimo modulo con 3 maglie alte. E così fino ad arrivare all'ultimo modulo. Li ho fatti tutti, mi manca l'ultimo modulo, quindi ho fatto le 2 catenelle di separazione. Nell'ultimo modulo vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Due catenelle ed altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Come vedete abbiamo girato il nostro lavoro, quindi ora scendiamo dall'altro lato come fatto fino ad ora, quindi 2 catenelle di separazione, rientriamo nel seguente modulo, facciamo 3 maglie alte. Due catenelle di separazione e così via fino ad arrivare nel modulo di partenza. Questo sono arrivata a quello che era il primo modulo lavorato, quindi ci entro e faccio nuovamente 3 maglie alte, 2 e 3. Filo sull'uncinetto ed entro nella terza catenella di inizio giro, in questo modo, e concludo la maglia alta. Così abbiamo sostituito le 2 catenelle di separazione e siamo già al centro del nostro angolo. Come vedete abbiamo, ecco qui, un rettangolino a punto granny. Il giro successivo sarà esattamente come quello che abbiamo fatto ora. Quindi ci alziamo con 3 catenelle e in quest'angolo andiamo a fare altre 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, ricordatevi sempre 2 catenelle di separazione, passiamo nel prossimo foro. E siccome è un angolo, dobbiamo fare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Due catenelle di separazione, passiamo al prossimo foro con 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, passiamo al prossimo foro
e così fino al prossimo angolo, dove faremo nell'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, di nuovo nell'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, fino ad arrivare qui dove chiuderemo insieme. Siamo arrivati al termine del giro, quindi andiamo a lavorare nel primo modulo lavorato, facciamo le 2 catenelle, entriamo quindi dove abbiamo già lavorato 3 maglie alte ed andiamo a fare 3 maglie alte. Nuovamente chiudiamo con una maglia alta sulla terza catenella di inizio giro, in questo modo. Ecco qui abbiamo concluso i giri di preparazione al punto, perché adesso partiremo col punto vero e proprio. Ci alziamo con 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, altre 3 catenelle che saranno di separazione, filo sull'uncinetto e sempre all'interno di questo foro andiamo a fare una maglia alta e abbiamo fatto un punto V. 2 catenelle di separazione nel foro successivo, quindi al centro del lato corto, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle di separazione. Prossimo foro, quello dell'angolo, dobbiamo andare a fare 2 punti V, quindi una maglia alta, 3 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta, 3 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta, tutto all'interno del medesimo foro, quindi questo è il nostro angolo. 2 catenelle di separazione, passiamo al foro successivo, quindi filo sull'uncinetto, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, prossimo foro maglia alta, 3 catenelle di separazione, nuovamente all'interno dello stesso foro una seconda maglia alta. Vedete, alterneremo quindi 3 maglie alte a punto V, sempre lavorati nei fori, 2 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte all'interno del foro successivo, nuovamente 2 catenelle di separazione, quindi adesso punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, qui facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3, e siamo praticamente arrivati all'angolo successivo, dove faremo, quindi faccio le 2 catenelle di separazione, entro nell'angolo e farò maglia alta, 3 catenelle, di nuovo maglia alta, 3 catenelle, di nuovo maglia alta, e ho creato il nostro angolo con i punti V. 2 catenelle di separazione sul modulo centrale al lato sottostante corto, vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, andiamo a fare l'altro angolo con una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, ed abbiamo creato un altro angolo. Ora procediamo così, sempre alternando le 3 maglie alte al punto V per tutto questo lato, chiudiamo poi insieme l'angolo.
Questo è quello che avremo al termine del giro. Vedete, abbiamo punti V alternati a 3 maglie alte, sempre separati da 2 catenelle. Andiamo a chiudere l'angolo. Quindi, dove abbiamo fatto il primissimo punto V, andiamo a fare una maglia alta e 3 catenelle. Quindi non chiuderemo più con la maglia alta nella terza catenella, ma facciamo proprio le 3 catenelle per chiudere. Contiamo 1, 2, 3 catenelle, quindi nella terza ci chiudiamo con una maglia bassissima. E questa è la prima ripetizione del giro che andremo a fare per tutto il nostro disegno. Ora partiamo con il secondo giro di ripetizione, quindi 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, entriamo nel primo punto V e andiamo a fare 7 maglie alte. Ecco qua, 7 maglie alte nel primo punto V, che con quella fatta sulla maglia sottostante sono 8. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e saltiamo nella maglia centrale del gruppetto da 3 sottostante. Quindi saltiamo la prima, andiamo a lavorare nella seconda. Maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare il prossimo angolo con 7 maglie alte nel primo punto V. Una maglia alta sulla maglia centrale. E 7 maglie alte nel prossimo punto V. Facendo 7 maglie alte nel primo punto V, una sulla maglia centrale e 7 nell'altro, abbiamo un totale di 15 maglie alte sull'angolo. 2 catenelle di separazione e ripartiamo con la sequenza. Quindi al centro del gruppetto sottostante da 3 maglie, quindi nella seconda maglia, andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle di separazione, di nuovo punto V, 7 maglie alte, di nuovo 2 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta singola al centro del gruppetto successivo, 2 catenelle di separazione, di nuovo punto V fino ad arrivare all'angolo. Fatta anche l'ultima maglia alta prima dell'angolo ed eseguite le 2 catenelle, andiamo a lavorare di nuovo l'angolo insieme. Quindi facciamo 7 maglie alte nel primo punto V. 2, 3 e 7. Una maglia alta sulla maglia centrale, quindi spostate un pelino le maglie lavorate e trovate la prima maglia alta, questa sottostante, e di nuovo 7 maglie alte per un totale di 15 maglie alte nell'angolo. Nuovamente 2 catenelle di separazione, tenete sempre a mente che tra ogni modulo e l'altro ci sono sempre le 2 catenelle, quindi andiamo a lavorare la singola maglia alta al centro del gruppo sottostante. 2 catenelle di separazione, nuovamente l'angolo, dopodiché facciamo la stessa cosa su lungo tutto questo lato e lo chiuderemo insieme. Ecco quello che avremo al termine del giro. Come potete vedere, inizia a prendere forma proprio il punto, perché non abbiamo più ovviamente quello di preparazione, quindi il granny leggermente variato era solo per impostare la lavorazione. Adesso chi sa fare questo punto può proseguire da solo. Io ovviamente ve lo faccio rivedere perché non tutte potreste aver già fatto questo punto, quindi io doverosamente vi devo far vedere tutte le sequenze. Ho già effettuato le 7 maglie alte nella prima metà dell'angolo e mi chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio giro, in questo modo. Dopodiché vado a fare 3 catenelle
a sostituzione della prima maglia alta e 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, guardiamo bene dove esce la, quindi andiamo alla base delle catenelle e facciamo la nostra maglia alta e abbiamo mezzo angolo creato da un punto V. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo una e 2 maglie sottostanti sulla terza maglia alta, sulla quarta maglia alta, sulla quinta maglia alta. Quindi stiamo andando a ripetere quello che era il primissimo giro alternato da punti V e maglie alte. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla maglia alta singola andiamo a fare il punto V, quindi maglia alta, 3 catenelle di separazione, di nuovo sulla stessa maglia facciamo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vedete stiamo alternando esattamente come in questo giro. Filo sull'uncinetto, saltiamo le prime 2 maglie del ventaglio, sulla terza, quarta e quinta andiamo a fare le nostre maglie alte, una in ciascuna. 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie sottostanti, sulla terza andiamo a riposizionare l'angolo con maglia alta, 3 catenelle sempre sulla stessa maglia, maglia alta, 3 catenelle sempre sulla stessa maglia, una terza maglia alta e abbiamo creato il nostro angolino, vedete esattamente come 2 giri sotto. 2 catenelle di separazione, saltiamo una e 2 maglie e ripartiamo col gruppetto da 3, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, nuovamente sulla maglia alta singola, punto V creato da maglia alta, 3 catenelle, nuovamente maglia alta. Procediamo in questo modo fino al termine del giro. Come vedete, la lavorazione è molto facile. Dove ci saranno i ventaglietti, vi faccio vedere questo, però sono sempre uguali come l'angolo. Dove ci saranno i ventaglietti faremo le 3 maglie alte, sulla maglia alta singola il punto V e negli angoli lavoreremo come fatto su questi 2. Vi faccio vedere solo questo ventaglio perché ovviamente non ne avete ancora visto uno singolo e non doppio, quindi facciamo le 2 catenelle, saltiamo le prime 2 maglie, sulle 3 centrali andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione e così via per tutto il nostro giro. Chiuso anche questo giro, noi non dobbiamo fare altro che andare a ripetere 2 giri sotto, quindi rifare le 7 maglie alte nel primo metà angolo, le 2 catenelle di separazione, ve lo faccio vedere sull'angolo giusto, le 2 catenelle di separazione, la maglia singola al centro del gruppetto da 3, nuovamente il ventaglio da 7, 2 catenelle di separazione e maglia alta singola all'interno del nostro ventaglio. Come vedete, la lavorazione è sempre la stessa. Ora dovrete soltanto andare avanti con questi giri di ripetizione e vi verrà fuori questo. Come potete vedere è già una tovagliettina di una certa misura. Se invece volete la classica tovaglietta da tè, io vi consiglio di usare 2 gomitoli di questo bellissimo filato. Ovviamente ve l'ho solo scritto ma non ve l'ho detto, di Merceria Italia Artisan, veramente un filato bellissimo. Io ve lo consiglio molto per questo progetto perché è un filato morbido, perché comunque al tatto è molto liscio e morbido, però
è un cablé 5. Il cablé 5 si sa che ha la particolarità di rimanere, se lavorato con un uncinetto adeguato, abbastanza, non dico rigido perché non è rigidissimo, però in forma. Ecco, io, per fissarlo l'ho semplicemente svaporato. Voi potreste anche seguire il fissaggio classico. Vi lascerò qua il video, in alto di come si fa il fissaggio di scialli o tovagliette. Io questo l'ho semplicemente svaporato col ferro da stiro. Se poi voi vorrete inamidarlo, vi assicuro che non ce n'è bisogno perché, come vedete, rimane abbastanza in forma, vedete, senza necessità di, inamidare il vostro progetto. Di questi ce ne sono tantissimi colori, io ve lo straconsiglio per questo progetto, ma ripeto, potrete fare anche delle copertine, qualsivoglia cosa che richiede la piastrella rettangolare. Io vi riconto, i miei moduli sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ricordate che devono essere dispari. E soprattutto, se dovesse tirarvi il centro, perché non sono sufficienti le catenelle dei moduli, potete fare invece di 3 catenelle e una maglia alta per la composizione del modulo singolo, potreste optare per fare 4 catenelle e una maglia altissima. Io ho fatto semplicemente le 3 catenelle, la maglia alta, perché vedete, non tira. Però dipende sempre dalla mano di lavorazione. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi invito ad andare a visitare lo shop di Merceria Italia Artisan, del quale vi lascerò il link sia del mio colore, quindi del gomitolo giusto usato da me, che della merceria dove potrete trovare questo ed altri stupendi filati. Ciao da Luci, al prossimo video tutorial. A presto!